l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Senta, cara, è mezz'ora che ho detto al maggiordomo di annunziarmi una baronessa. Credo che se ne sia dimenticato. La signora è uscita per comprare pere e noci. Ma come? Prima mi telefona per passare da lei. Io mi affretto e lei invece di farsi trovare va a comprare pere e noci. Andiamo bene. Ma che odore è questo? Mi parla di pere e noci. Cosa vuole? È straniera, non sa l'italiano e sbaglia le risposte nel manuale di conversazione. Comunque, volete avvertire la baronessa, sì o no? No, perché la baronessa sta arrivando spontaneamente in compagnia del barone. Oh, brava, ha portato le ansie, signore. Perché gliel'ha venduta se non può pagarla? Caro signor barone, oggigiorno quelli che non possono pagare sono gli unici che comprano. Se c'è un po' di movimento, vai con me. Ma che cosa? Ieri sera hai detto... Parla piano, che mio marito è di là. Hai detto che desideravi un'anfora così? E infatti, qui sono rivolta una di quali che riesco pure da una. Dai, ma un regalo così prezioso. Ma capirà lo stesso. Io non l'ho avuto per pochi soldi, che è stata un'occasione straordinaria. Lascia fare a me. Zitto, zitto, sento che sta arrivando. Zitto, zitto. Oh, ciao Oscar, sei già qui? Oh, va bene, però potevo regalarmi che ne so, 3, 4. No, oh, ma sei pazzo. Capirai, per quel che gli costano. Come devi che desidera a questo punto fargli conoscere i pensieri dei suoi personaggi. Ma poiché voi non potete leggere nel pensiero, e poiché non sempre i pensieri possono desumersi dalle azioni, in quanto che... Ma tu hai fatto di me, fatto di te, e ne ha avuto di te. Ma è con te, c'è, ma è con te. Tanto per te, sei tanto per te, ma se hai visto il licenzio, licenziata sui due piedi, cara. Adesso che ho una visita molto importante. Sei in un po' di no? Perché la moglie del barone Calamari, che è il marito attuale governante. Ah, ecco, ecco. Mi sono che per cui vediete fatto e lei ha detto la governante. Chi se ce la farà la governante? Marco, sono stato all'agenzia, ho scelto la governante. Saccomodi. Ma non dimmi che schianta! Ti chiamerò che se dire. Marta, me l'avevo fatto pure una Giovannina. Giovannina, Giovanna, vi chiamerò Giovanna. Bravissima! Provi un po' con la baronessa Calamari. La baronessa Calamari, what a terrible name. Ti guardo, ma come mai? Immagino che ella non può pagare l'anfora che ha comprato ieri e perciò sono venuta a disturbarla. Sono un soldo! Siamo ridotti a mangiare pane e cipolle. Oggi non so se e che cosa mangeremo. Lei mi disappo. Lei basta! È la governante che scherza. Si figuri se questa è una casa d'aragoste. Ci priviamo del necessario. Vergogna! Paghi o mi restituisca l'anfora. Se la faccia dare indietro, tu ne avrai da che nulla. O i soldi o l'anfora. Una casettina in periferia, un bel mattino l'anfora. Che succede? Mi avete ripartato l'anfora? No, non sono stata io. Oh, deve essere stato Tito. Ah,
Perdoni se mi sono fatto iniziare in questo modo. Permetta, sono il barone Calamari. Ma signor barone, ma che cosa? E voi due sono amanti? Ma no! Ma che cretino! Ma che signora! Sì, a mio marito ci penso io. Ma lei cosa ci mette per rompere?